Conclusa la seconda edizione del concorso di pittura estemporanea Luci e ombre nel Medioevo, un bilancio da parte del rettore dell'ente Ottava Medievale, Massimo Bianconi. Allora, diciamo che il bilancio è positivo perché le iscrizioni quest'anno hanno raggiunto le 25 unità e 24 sono stati presenti, quindi rispetto allo scorso anno che erano meno le iscrizioni e meno i partecipanti, quest'anno diciamo abbiamo aumentato in tutto. Per quello che adesso ho potuto percepire dal giudizio della giuria, che è ancora in corso, c'è cioè molta indecisione, la qualità si è alzata notevolmente. E questo non fa che fare onore a questo concorso di pittura, che comunque è giovane, perché la seconda edizione diciamo, è appena all'inizio. Quindi il fatto che la qualità aumenti ci fa ben sperare per il futuro. La partecipazione, come ho detto prima, è aumentata, i partecipanti vengono da tre regioni, oltre a Lazio e l'Umbria anche c'è un partecipante che viene dalla provincia di Campobasso. Quindi speriamo che in futuro gli stessi partecipanti, che a differenza dello scorso anno sono quasi tutti quanti nuovi, quindi questo ci fa fare un ragionamento che in due edizioni hanno aderito a questo concorso più di 40 persone. E sta cosa fa ben sperare perché poi magari il passavoce è la migliore pubblicità. Quindi da parte dell'ente Ottava Medievale c'è molta soddisfazione, bisogna migliorare in qualcosa per quello che riguarda l'organizzazione, questo si fa solo con l'esperienza, anno dopo in anno migliorare quelle che sono le piccole, diciamo, pecche e eliminarle per l'anno successivo. Dal balcone di Palazzo Nuzzi, dove si terrà la premiazione tra pochi minuti del concorso di pittura estemporanea, abbiamo già parlato con il rettore dell'ente Massimo Bianconi, adesso parliamo col sindaco Angelo Giuliani, che ovviamente è qui per presenziare, per premiare i vincitori. Insomma, un concorso che contribuisce a dare quel tocco che, insomma, poi lei sempre sostiene di crescita culturale per promuovere anche a livello turistico Orte. Sicuramente, innanzitutto non darmi da lei perché cerchiamo di non rendere formale questa intervista, quindi in ogni caso una bellissima riuscita, ho visto che ci sono tanti quadri belli, credo che più o meno siano lo stesso numero dell'anno scorso, se non di più, mi dicono anche da artisti provenienti da diverse parti d'Italia, anche più lontano rispetto agli artisti che hanno presentato le loro opere l'anno scorso, quindi è una manifestazione in crescita e credo che sia una bella realtà che si sta consolidando sul nostro territorio. Mi auguro che in futuro vada sempre meglio per creare quindi anche questa nicchia artistica che può dare lustro alla nostra città. Sicuramente comunque un bel modo, diciamo, di dare il via fondamentalmente alla festa dell'Ottava Medievale. Beh, non ci sarebbe niente di meglio perché oltre agli spettacoli che sono stati organizzati dall'Ente Ottava Medievale, avere anche la possibilità di arricchire gli eventi con l'arte, con l'espressione artistica, secondo me è un fatto estremamente positivo. Non dimentichiamo che poco fa si è conclusa anche la presentazione del libro di Giancarlo Pastura che fa il paio con questa bellissima iniziativa. Anche lì ho visto che c'era tanta gente, quindi questo significa che Orte sta diventando un polo d'attrazione per la cultura, sia grafica che figurativa, e allo stesso tempo tante persone di Orte vedo che si stanno sensibilizzando verso la cultura in generale e questo credo che sia di buon auspicio per un miglioramento anche della città, della qualità della vita della città e quindi anche un incremento anche turistico nel futuro, per un incremento turistico nel futuro. Il maestro Roberto Joppolo, presidente di giuria anche per questo secondo anno del concorso Luci e Ombre del Medioevo, con il quadro vincitore, una decisione piuttosto sofferta, meditata direi quest'anno. È sembrato veramente un concorso molto, molto importante a livello di livello proprio dei quadri. Sì, quest'anno è stata veramente una giuria molto
impegnativa perché abbiamo scelto con molta attenzione in quanto erano tutti belli. Dobbiamo ringraziare e speriamo che vengano ancora di più perché veramente quest'anno è stata una bella cosa. La scelta alla fine è ricaduta su questo quadro e la motivazione fondamentalmente è stata? La leggerà la dottoressa il perché è stato premiato. Temporanea, luce ed ombre nel Medioevo della città di Orte, a parere della giuria è l'opera numero 11 di Marta Mariano, che certifica. La motivazione, l'artista con l'uso del monocromo ha manifestato un'estrema capacità di sintesi che ha colpito la giuria per l'originalità. Ha inoltre evidenziato un'astrazione del tema luce e ombre del Medioevo assolutamente inedita. L'opera esprime un'accurata ricerca visiva e sensoriale. Complimenti ancora. La vincitrice di questa seconda edizione del concorso, Marta Mariano, con l'opera del maestro Joppolo e un'emozione visibile sulle guance. Ti aspettavi questa vittoria? Assolutamente no, perché insomma i concorrenti erano tanti quest'anno, tutti con opere veramente valide, quindi è stata veramente una sorpresa, una grande emozione. Da dove vieni? Da Roma, Castelli Romani per l'esattezza. Dove ti sei piazzata per prendere lo scorcio che hai poi raffigurato? È una piazzetta che adesso non mi ricordo neanche il nome veramente, però aveva uno scorcio molto bello su tutta quanta la valle del fiume Tevere e poi era piena di fiori, insomma, con la gradinata in pietra, veramente molto suggestivo. Bene, ancora complimenti quindi e grazie. Grazie a voi.